Filippo de Pisis fu una delle figure più interessanti della pittura italiana contemporanea. Nato a Ferrara l'11 maggio 1896, si laureò in lettere e fu insegnante per qualche tempo. Portò avanti anche l'attività di scrittore, della quale vanno ricordati Prose e Articoli, Il signor Luigi B., La città delle 100 meraviglie e Mercoledì 14 novembre. Cominciò a dipingere nel 1916 e nel 1920 si trasferisce a Roma, dove si dedica alla pittura e stringe rapporti di amicizia con il pittore Armando Spadini. Le sue prime opere risentono del clima della pittura metafisica, con un colore ricco ed elegante. Poco dopo, a Roma, decise spregiudicatamente di non tener conto dei consigli dell'amico Spadini, orientandosi verso una pittura assolutamente libera e priva di programmi. Si spostò a Parigi nel 1925, dove visse per molti anni, e lì si dedicò quasi unicamente alla pittura. Dipinse soprattutto paesaggi, nature morte e ritratti caratterizzati da un tocco rapido e impreveduto. Il suo stile è rimasto coerente in tutta la lunga carriera, seppur non inconsapevole delle correnti moderne. Le sue opere, che erano state esposte in tutta Europa e accolte nelle più importanti gallerie e rassegne d'arte, raggiunsero il massimo successo alla Biennale di Venezia nel 1948 e a quella del 1954. De Pisis morì a Milano nel 1956, ma gli ultimi 10 anni della sua vita erano stati segnati da precarie condizioni di salute a causa di problemi nervosi. La tecnica pittorica di De Pisis è più vicina a quella del disegno piuttosto che a quella tradizionale della pittura. L'artista agisce infatti come se stesse facendo uno schizzo su un foglio di carta, senza riempire di colore il fondo. Ne è un esempio Parigi, conservata nella collezione Grau. Predilige i neri e i grigi, che spesso appaiono nelle sue opere. La presenza di passanti è evocata con l'uso di neri e di rossi, stesi in maggior quantità. Tra le sue altre opere presenti nella collezione Grau troviamo Santa Chiara d'Assisi, Natura morta con candeliere e violino, Natura morta con carciofo e conchiglia, Il cimitero di Cortina e Il marinaio.